Cristo nostro Signore. Adesso seduti, prima della benedizione, qualche avviso che sarà molto breve. Vi invito veramente con tanto spirito di amicizia ad ascoltare un amico che già qualche anno fa è venuto in parrocchia, sta girando un po' le varie chiese della diocesi per promuovere il frutto di quello che il suo buon cuore di cristiano, di credente, gli suggerisce. È un compositore di canti sacri, la sua esperienza, e poi qualche breve avviso e la benedizione concluderà questa celebrazione. Sia lodato Gesù Cristo. Io sono Carlo Bramanti, sicuramente qualcuno di voi si ricorderà. Sono passati 6 anni esatti dall'ultima volta. Avevo presentato il mio 4° disco, Volo su ali d'argento, e per chi si trova qui nell'occasione posso dire tutto è nato grazie a un cammino di fede che ho fatto nel gruppo del rinnovamento nello spirito a Modica. E come diceva oggi la seconda lettura, si parla dei doni dello Spirito Santo e ciascuno di noi riceve dei doni che poi li metterà a servizio della Chiesa. E io, frequentando questo gruppo, posso dire nel corso degli anni che ho avuto questo piccolo dono, quello di scrivere, comporre canti sacri. E fino ad oggi ho scritto 5 album di canti sacri. I primi 4 magari li ricordate, li ho presentati qui: Il Respiro di Dio, A mensa con Gesù, Dalla terra verso il cielo, Volo soli d'argento. E oggi, dopo 6 anni, ho portato il disco, il nuovo disco, che si intitola Il Sentiero della Felicità. Questo disco contiene, pensate un po', 13 canti, tutti inediti, e 3 colonne sonore. E questi canti sono delle lodi a Dio, e in particolar modo canti dedicati al nostro Signore Gesù, un canto meraviglioso dedicato alla nostra Mamma Celeste, l'Immacolata Concezione, un altro canto dedicato al bambino di Praga, un altro canto dedicato al Sacratissimo Cuore. E col maestro dovevamo fare la scaletta del disco, dovevamo scegliere in ordine quale mettere primo, secondo, e alla fine, pensate un po', di tutti i canti abbiamo scelto questo: Gesù è la vita. Già questo canto io l'ho messo in internet, solo questo canto, e pensate un po', è molto apprezzato. Questo nuovo disco, magari qualcuno di voi lo sa, ho avuto modo di presentarlo qualche settimana fa qui in Chiesa Madre, e devo dire veramente è stato accolto, è piaciuto questo disco, perché Don Filippo l'ha messo in filo diffusione con gli altoparlanti esterni e l'ha fatto ascoltare un po' in tutto il paese. E poi la sera sono venuti dei fratelli e delle sorelle e si compiacevano, ecco, di questi canti, e comunque hanno gradito. Come vedete, questo è il mio apostolato. Il mio augurio è che questi canti e questo nuovo disco, questo Sentiero della Felicità, possa veramente entrare nelle vostre case, ma soprattutto che questi canti possano entrare nei nostri cuori. Ringrazio per l'accoglienza Padre Aldo, ringrazio anche tutti voi che mi avete ascoltato, fiducioso, ecco, vi aspetto all'ingresso della Chiesa per donarvi questa gioia di questo nuovo disco. A voi tutti una buona domenica.